Così siamo arrivati all'ultima puntata in cui andremo a decidere le ultime aziende da inserire nel nostro portafoglio insieme. Io qui ho i risultati anche delle aziende che avete scelto fra le small cap. Andiamo a vedere subito come è andata a finire. Poi oggi andremo a esplicare quelle che sono le ultime aziende, quelle europee. Voi ne sceglierete anche qui qualcuna da inserire nell'ultima porzione del nostro portafoglio e poi nei video successivi andremo a vedere come questo portafoglio andrà a performare nel tempo, sperando di aver fatto le scelte giuste. Tutto questo però dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video del vostro amichevole risparmiatore e investitore della Porta Accanto. Oggi, ultima giornata di esplicazione. Ultima giornata di spiegazioni, andiamo a vedere le ultime aziende dalle quali dovrete andare a decidere quali sono quelle europee da inserire nel nostro portafoglio insieme che abbiamo creato su eToro. E prima di fare ciò andiamo anche a inserire le aziende che avete scelto tramite il sondaggio su Telegram. Vi ricordo, sul canale Telegram iscrivetevi quando volete, il link sta sempre qui sotto in descrizione. E per quanto riguarda le votazioni, avete scelto prima di tutto qualcosa che non mi ha sorpreso, ma allo stesso tempo avrei preferito che non scegliesse, non tanto per una questione di preferenze, più che altro perché vi vedevo magari un po' più speculativi. Invece mi avete votato per il 60% delle votazioni, appunto, l'ETF sul Russell 2000, che dal mio punto di vista come investitore, per come sono io, mi fa molto piacere. Però aspettavo magari che qualcuno di voi fosse un po' più intraprendente. La seconda azienda invece che andiamo a inserire in portafoglio è Marathon Digital Holdings, che ha avuto un 33% di votazioni, e in ultimo SM Energy, che ha avuto un 20% di votazioni. Per cui andiamo subito sulla piattaforma eToro. In questo momento è il 31 di dicembre, i mercati sono ancora aperti, anche se vedrete questo video a gennaio, e per cui andiamo a fare questi inserimenti adesso con i mercati aperti e poi andiamo a valutare le aziende da inserire in ultima istanza. Ed eccoci qui su eToro con i mercati che sono in fermento. L'ultima giornata dell'anno di contrattazione, per cui la gente va su e giù con le contrattazioni. Come possiamo vedere, il nostro capitale investito in questo momento è appunto di $120,000, con un profitto di circa $7,407, e andiamo a vedere anche come stanno performando le aziende nel portafoglio. Diciamo che i primi due sono i REIT, Stag Industrial e Medical Property Trust, solo che poi Microsoft e Procter & Gamble. Tutte queste con degli ottimi rendimenti a doppia cifra, considerato che abbiamo cominciato il nostro portafoglio da pochissimo. Realty Income a 9%, Google a 6%, Intel a 5%, Johnson & Johnson a 4.5%, Facebook, o anzi Meta Platform a 1%, e il resto poi, quelle che stanno performando peggio sono Amazon con un meno 7%, American Express con un meno 6.44% e Omega Healthcare con un meno 2.31%, che però si sta riprendendo dai minimi a meno che abbiamo incontrato, è arrivata poco sotto i 28, e poco sopra i 28. Quindi andiamo a inserire subito queste tre aziende. Partiamo da quella che ha fatto peggio in termini di votazioni, SM Energy. Testiamoci. Vediamo il take profit. No, take profit. Facciamo i nostri 10,000. E apriamo la posizione. Poi abbiamo Marathon Holding. Anche qui 10,000. E infine abbiamo IWM, il nostro Russell 2000. Vabbè, andiamo a vedere adesso le aziende da cui dovete scegliere quali inserire nel vostro portafoglio. Partiamo prima di tutto da Adyen, che è quotata in Olanda, nei Paesi Bassi, e che è un operatore di pagamenti online, una piattaforma molto famosa in Europa, Nord America, Asia Pacifico, l'America Latina e anche con dei servizi internazionali. L'azienda va a integrare delle forme di pagamento molto interessanti che includono gateway, risk management, processing, acquisizione e servizi di settlement. L'azienda che ho avuto in portafoglio quando avevo il mio portafoglio su Trading 212, che attualmente è un'azienda, diciamo che in linea con la sua valutazione, leggermente sottovalutata, valutata tantissimo. Ogni azione al momento sta intorno ai $2,335 euro d'azione.
ha delle prospettive future di crescita molto ampie sia in termini di fatturato che in termini di earnings. Azienda che mi piace tantissimo, l'avevo e mi è dispiaciuto un sacco mollarla, però lì c'erano le azioni frazionate e ho dovuto decidere se investire in questa azienda all'epoca o in Google e ho preferito, dove ben sapete. Salute finanziaria ottima, ha solo asset praticamente e pochissimo debito e ha anche una porzione di cash che va a coprire sia asset che debiti. Un dividendo irrisorio, però è un'azienda che comunque va a orientarsi alla crescita e se ne capisce perché con tutti questi investimenti. Capitalizza 72.2 miliardi di euro. La seconda azienda è quotata in Francia, Louis Vuitton Société Européenne, LVMH, famosissima società del lusso che ha diversi marchi, anche in questo caso non sono solo marchi nell'ambito dell'alta moda, ma anche marchi in termini di cibo o di bevande come cosmetica, un po' tutto quello che è il lusso da 360 gradi. Anche questa azienda che mi è piaciuta tantissimo, io ho acquistato appunto agli inizi della mia carriera da investitore, quando avevo trading 212, valeva $400, adesso l'azienda è sottovalutatissima, è quasi ai 730 euro ad azione, però azienda veramente che non ha niente da che invidiare ai colossi americani, soprattutto perché è il top, secondo me, dal punto di vista del lusso in Europa, ma nel mondo. Non scordiamoci che in Europa ci sono delle aziende che meritano, non c'è solo gli Stati Uniti. Azienda che capitalizza 366 miliardi di dollari, prospettive di crescita futura 8.2% in termini di earnings, 7.4% in termini di fatturato, una salute finanziaria che è stata un po' impattata dalla procedura, diciamo, di tutto quello che è stato la chiusura dei negozi fisici durante appunto il picco pandemico, però l'azienda si è ripresa, ha tantissimo cash, ha tantissimi asset e ha pochissimo debito e poi i prezzi sono per gente che non è come me, che non se lo possono permettere, ma anche se potessero non le comprerei. L'azienda distribuisce un piccolo dividendo, poco sotto l'1%, lordo, ricordiamo che in Francia ovviamente come un po' tutte le aziende a parte il Regno Unito c'è la doppia tassazione, per cui è un'azienda che va valutata per la sua crescita futura. Andiamo a vedere ASML Holding, anche questa quotata nei Paesi Bassi. Ne avevamo parlato quando parlavamo delle mega cap per quanto riguarda la prima parte, i primi video di questa serie. È un'azienda che produce semiconduttori e comunque tutto quello che è legato alla litografia, alla metrologia, all'ispezione, sistemi di memoria e i chip con funzioni logiche. Azienda che è quotata, appunto come dicevamo prima, nei Paesi Bassi, 287 miliardi abbondanti di market cap, una valutazione al momento che è sopravvalutata. Azienda vale 500, avrebbe un fair value di 550 euro, più o meno ne vale più o meno 706. E infatti anche questa azienda non ci avevo mai pensato di entrarci proprio per questa sopravvalutazione. In termini di crescita futura, un'azienda che si prevede crescere proprio per la crisi che c'è stata di recente, un po' del tutto il comparto semiconduttori, 14.6% in termini di earnings annuali, 10.2% per quanto riguarda invece il fatturato. Salute finanziaria ottima, diciamo che ha tantissimi asset e pochi debiti e per quanto la porzione di cash va a coprire quasi completamente la parte debitoria, per cui non ci si deve preoccupare da questo punto di vista. Un dividendo piccolissimo anche in questo caso, azienda ampiamente tecnologica, per cui che reinveste tantissimo quelli che sono i propri earnings, un 0.39%. Poi andiamo in Svizzera con la Nestlé, market cap di 350 miliardi di franchi svizzeri. Nestlé non credo che abbia bisogno di presentazioni, attraverso tutte le sue sussidiarie in tutto il mondo va a fornire prodotti alimentari, sia per quanto riguarda l'alimentazione vera e propria, ma anche per quanto riguarda tutto quello che tutta quella alimentazione anche per animali da compagnia, con i Friskies, i Bakers, il caffè, quindi il Nescafè, il caffè solubile, il frappuccino, tutta la serie della Maggi, che sono i Dari ad esempio, è proprietaria anche della Buitoni da tantissimi anni. Tutti conoscono il Nesquik, ma tutti anche conoscono le barrette al cioccolato come gli Smarties, la Milky Bar, il Kit Kat. Insomma, non credo che debba essere io a presentare l'azienda. Azienda che ha una valutazione fortemente sottovalutata, azienda alimentare che appunto non credo che sia impattata quasi mai da quelle che sono le problematiche di crisi o comunque viene impattata in maniera marginale. Crescita futura, in termini di crescita, questa è un'azienda molto matura, non si aspettano grosse crescite, ma comunque non ci si aspetta certo che si fermi. 4.5% in termini percentuali per quanto riguarda gli earnings, 4.6% per quanto riguarda invece il fatturato. Salute finanziaria
in termini di asset a breve periodo è molto, molto diciamo, orientata verso la parte debitoria, però considerando gli asset a lungo periodo non è messa assolutamente male. Poi un'azienda che ha una porzione di cash che comunque andrebbe ad aiutare. Dividendo in questo caso 2,16%, l'azienda è ormai a uno stato di maturazione e ovviamente cerca di attirare i propri investitori con la porzione di dividendo. Andiamo poi in Germania con la Siemens, quotata all'Oxetra, con 122 miliardi e mezzo di market cap. La Siemens, anche in questo caso, tutta l'elettronica di precisione, ma anche l'elettronica da laboratorio, infrastrutture smart, mobilità, la sezione anche relativa all'healthcare, la finanziaria, insomma, azienda fortemente integrata anche per quanto riguarda il settore mobility, in termini anche di trasporti aerei, trasporti ferroviari, trasporti via tram, commutazioni di treni e così via. L'azienda ha non solo la parte tecnologica ma anche quella industriale, che è molto forte e molto presente. Una valutazione al momento che secondo le stime è sottovalutata, una crescita futura. Anche questa si tratta di un'azienda matura, ma comunque ha dei processi di diversificazione nei propri asset che le permettono un po' di essere ancora leggermente in crescita rispetto alla media del settore. 5,3% per quanto riguarda il proprio fatturato, un 8,5% per quanto riguarda gli earnings. Salute finanziaria, ovviamente azienda che investe molto nelle infrastrutture, ha dei costi maggiori, però appunto, dal punto di vista della liquidità ha quasi 11 miliardi di asset, di euro in portafoglio, per cui anche dove ci siano dei debiti che superano in alcune porzioni la parte di equity, un'azienda che viene ben coperta. Ha un dividendo anche in questo caso, essendo un'azienda matura, del 2,62%, azienda comunque che mi piace tantissimo. Ritorniamo in Francia e ritorniamo in questo caso non nel lusso ma nella cosmetica con L'Oréal. L'Oréal, attraverso le sue sussidiarie, produce comunque cosmetici in tutto quanto il mondo. Molti dei marchi sono professionali, ma noi conosciamo propriamente quelli diciamo che sono più da commerciale, come Ralph Lauren, IT Cosmetics, Giorgio Armani Beauty, e poi abbiamo tutto quello appunto che è la parte di profumi, come Atelier Cologne, Charelle, Carcharelle e così via, e anche Diesel. Comunque azienda che ha un po' una porzione di lusso, se così si può dire, essendo comunque di cosmetica, e vende appunto, come dicevo prima, non solo al dettaglio ma anche a una distribuzione di tipo professionale, per cui saloni di bellezza, market, profumerie, department store, ai vari centri commerciali di lusso e così via. Crescita futura, valutazione anzi fortemente sopravvalutata, vale quasi il doppio di quello che dovrebbe valere, con crescita futura stimata in un 8,0%, con crescita stimata di un 8% per quanto riguarda gli earnings su base annuale e un 6,6% per quanto riguarda il fatturato. Salute finanziaria ottima per quanto riguarda gli asset a lungo periodo, mentre massimizza le coperture sui debiti a breve periodo. Comunque un'azienda solidissima, stabile, con un dividendo molto basso che reinveste tantissimo in ricerca e sviluppo, 0,96%. Ritorniamo in Francia, BNP Paribas, azienda bancaria o comunque banca non solo di tipo client ma anche finanziaria, per cui offre dei servizi da tutto il punto, diciamo in tutte le due divisioni, retail banking, quindi ai clienti come me al dettaglio, corporate and institutional, per cui provvede tutti quei servizi finanziari che vanno a guardare alle aziende. È anche molto famosa per il suo settore, che va a affittare veicoli a lungo periodo, è proprietaria del marchio Findomestic, così come anche altre società di credito dest d'Europa, ed è proprietaria anche del Vauxhall Brand, che sarebbe la Opel nel Regno Unito. Per chi non lo sapesse, la Opel non si chiama Opel nel Regno Unito, ma si chiama Vauxhall. Valutazione: in questo momento l'azienda è leggermente sottovalutata, per cui potrebbe anche un investitore potrebbe anche valutare un primo ingresso. Crescita futura, da questo è il punto dolente, diciamo, dell'azienda, azienda che prevede di avere degli earnings in calo in questo periodo, e anche dal punto di vista del revenue, per cui del fatturato, una crescita che è modesta. Azienda comunque che è antica, e così si può dire, in ambito finanziario. Il finanziario viene sempre impattato da queste crisi, e qui si può trovare una delle motivazioni. L'azienda al momento capitalizza quasi 65 miliardi di euro, ha una salute finanziaria un po' peggiore di tutte quelle che abbiamo visto finora, tantissimo debito essendo una banca di investimento, ma allo stesso tempo ha così tanto cash da coprire tutti i debiti ed avere più cash praticamente che equity.
dividendo 1.83%, un po' come tutti i finanziari vanno a fornire un dividendo, che per chi un investitore magari a lungo periodo potrebbe non fare schifo. ABB, in questo caso ABB è un'azienda svedese, è una delle poche che non ho trattato fino adesso, non la sento nominare quasi mai, comunque è un'azienda altamente tecnologica che vende prodotti ad automazione industriale, robotica, prodotti per la motion, customer utilities, industria dei trasporti e anche delle infrastrutture. Ha diversi segmenti, anche dei PLC, i programmatori a logica controllabile, che sono tutti quegli apparecchiature industriali che sono presenti sulle linee industriali di produzione o di stoccaggio o di immagazzinamento. Sono quei robot che controllano, diciamo, i vari processi automatici delle linee produttive. È un segmento molto ma molto famoso, è uno dei pochi produttori di PLC assieme all'Allen Bradley e alla Siemens, se non ricordo male. È comunque azienda molto molto antica, ha una valutazione al momento che è in linea col prezzo di riferimento. Scusate, ho detto svedese ma intendevo svizzero, infatti la sua valutazione è di circa 34.9 franchi svizzeri. Crescita futura al momento non ce n'è tanta, è un'azienda particolare, produttiva, per cui ha dei costi piuttosto eccessivi, per cui si aspetta degli earnings leggermente in negativo e un fatturato poco sopra il positivo, diciamo sopra la sufficienza, se così si può dire, se si parla in termini scolastici. Salute finanziaria, diciamo che è nella norma, anzi per quanto riguarda un'azienda di produzione non la considero neanche così male, avendo comunque una forte copertura degli equity rispetto al debito e anche un'ottima porzione di cash. Dividendo il 2.2%, è un'azienda ovviamente da tutti, da molti, considerata più per il proprio dividendo che per la crescita del proprio valore in borsa. Poi andiamo nel Regno Unito di Gran Bretagna, penso che sia l'unica di questo lotto, anzi no, è una delle due. Questa è GSK GlaxoSmithKline, che diciamo in termini paragonabili a Johnson & Johnson negli Stati Uniti d'America, un'azienda che viene considerata molte volte come farmaceutica, ma in realtà ha un ampio spettro di prodotti che vanno dal healthcare, dal farmaceutico, a medicinali veri e propri, per esempio produce dei medicinali per l'HIV, medicinali oncologici, ma produce anche tutti quei prodotti consumer, come possono essere prodotti per l'igiene orale, per la nutrizione, per la cura della persona, per la cura della pelle. Per cui un'azienda che cerca di prendere un po' il meglio di due mondi, quello farmaceutico, quindi quello del healthcare, ma anche quello della cura della persona. Un'azienda che secondo me non conoscerà mai, o almeno spero mai, crisi vere e proprie. Valutazione che è molto sottovalutata, l'azienda ha perso un po' la gara per quanto riguarda la produzione dei vaccini, però comunque è un ottimo modo per trovarla a sconto. Crescita futura stimata 11.8% in termini di earnings, 4.8% invece in termini di revenue. Salute finanziaria, appunto anche in questo caso ha tanto debito, la pandemia come dicevo prima non ha aiutato, però in termini di debiti equity ratio non la vedo messa malissimo, comunque un'azienda solidissima che ha tantissimo cash e che viene considerata da tantissimi proprio per il dividendo, soprattutto da noi italiani, perché possiamo avere solo la singola tassazione. Un 4.98%, dobbiamo togliere solo il 26%. Ritorniamo in Germania con SAP. SAP è un'azienda che produce dei prodotti informatici per la gestione aziendale. È iniziata con il famoso SAP tantissimi anni fa. Io quando ho cominciato a lavorare era il 2001 avevo fatto un corso di recente su SAP R3, la Release 3. Praticamente sono dei prodotti integrati di business planning, supply chain, e che al momento non sono più basati sul user, ma sono cloud-based, per cui sono sul cloud. Hanno un'intelligenza artificiale che permette di gestire con vari moduli tutta l'azienda in tutti i vari settori tramite appunto queste suite di management. L'azienda produceva all'epoca solo soluzioni si parla appunto del 2001-2002, per grosse aziende, adesso anche delle soluzioni per piccole e medie aziende. Questo ha fatto un po' aprire il prodotto a tutto all'ampio spettro di aziendine che prima magari si sentivano un po' bistrattate. Azienda che viene ad avere una market cap di quasi 147 miliardi di euro, è leggermente sottovalutata, anche se non di tanto. Sinceramente è una di quelle aziende che mi piacciono tanto proprio perché hanno una storia dietro e hanno un prodotto dietro che sembra sempre
è lì per cascare e non casca mai. Crescita futura, comunque attesa del 5% in termini di earnings, 6.1% in termini di fatturato anno. È un'azienda piuttosto matura, è nata nella fine degli anni 70, però comunque un'azienda che investe tantissimo nei propri prodotti, andando a fare ricerca e sviluppo. Salute finanziaria ottima, ovviamente un'azienda di software ha molti meno costi rispetto ad esempio come abbiamo visto prima ABB o GlaxoSmithKline, perché non ha produzione vera e propria, ma appunto producendo software non ha costi fissi particolari e ha anche una buona porzione di cash. Dividendo in questo caso 1.48%, come sempre, doppiamente tassato perché è un'azienda tedesca. Ultima azienda, ritorniamo nel Regno Unito, Buzz, British American Tobacco. Azienda amata per lo più per i propri dividendi, effettivamente ha un dividendo piuttosto alto, lo andiamo a vedere poi alla fine di questo, diciamo, di questa presentazione, però principalmente è un'azienda di tabacco che produce prodotti a base di nicotina e che vende in tutto il mondo. Attualmente sta cercando, come un po' tutte le aziende del tabacco, di andare a convertirsi dal tabacco vero e proprio ai prodotti a vapore, le sigarette, le cosiddette sigarette elettroniche, proprio perché insomma si vede che il trend è da quella parte e le aziende stanno cercando di muoversi in maniera più velocemente possibile per andare, diciamo, a prevedere il mercato. Azienda che diciamo è fortemente sottovalutata proprio perché ha avuto queste brutte battute d'arresto nel passaggio fra le sigarette o comunque il fumo tradizionale a quello tramite prodotti elettronici. Crescita futura, per cui, che secondo me è anche un po' più potente e preponderante rispetto a quello che ci propone Simple Post-it, 9.8% in termini di earnings, 4% in termini di fatturato, perché il sistema delle sigarette elettroniche secondo me ha dell'ottimo futuro, anche perché permette ai fumatori o i presunti fumatori che non hanno più voglia di nicotina di fumare degli aromi e sentirsi fumatori da un certo punto di vista. Salute finanziaria, che dire, il grafico parla da solo, ci sono tantissimi asset, pochi debiti, comunque l'azienda ha una piccola porzione di cash, però si vede che il rapporto fra il debito e l'equity va piano piano sempre ad allargarsi la forchetta, però in una pianta più o meno stabile. Come dicevo prima, il dividendo è un 7.89% che viene tassato solo al 26%, per cui un investitore italiano potrebbe trovarci tantissime opportunità di investimento. Bene, io spero che queste aziende siano state di interesse. Per favore, io lascerò poi alla fine del video appunto il link del Telegram per il sondaggio, per farvi decidere quali di queste aziende andremo a inserire nel portafoglio. Scegliete quelli che sono per voi quelle migliori, non scegliete quelle che sceglierei io, perché io, sapete già quelle sceglierei, sono quelle da dividendo. Ma sono scontato. Se questo contenuto è stato di tuo gradimento, per favore ti chiedo di lasciare un pollice in su per farlo capire a YouTube e anche a me. E ovviamente, se sei nuovo, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun aggiornamento successivo riguardo a questo portafoglio, ma riguardo a tutti quanti gli altri video che andrò a pubblicare. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!